perché quest'anno l'Università dei Saperi apre il nuovo anno sociale in una ricorrenza importante, perché quest'anno festeggiamo il ventennale dell'associazione. Quest'anno i nuovi iscritti riceveranno infatti anche in omaggio un bellissimo libro frutto di una ricerca fatta presso la Biblioteca Federiciana su un manoscritto di Giulio Grimaldi, di cui fra l'altro ricorre il 150enario, e quindi questa è la seconda ricorrenza importante. Usciamo anche quest'anno con tanti corsi, sono più di 70. A fianco dei corsi, come di tradizione, abbiamo circa una dozzina di eventi rivolti a tutta la cittadinanza, quindi a cui tutti possono partecipare. Cicli di conferenze, per esempio uno sulla bellezza della ragione, che è poi il tema conduttore dell'anno sociale di quest'anno, quindi un ciclo di conferenze dedicato a questo, un ciclo di conferenze dedicato a Don Milani, perché anche questa è un'altra ricorrenza, il centenario della nascita, oltre a collaborazioni per la prima volta con un'altra associazione di Fano importante, che è il Circolo Bianchini. Abbiamo due conferenze al Gonfalone sul tema della Cina, rapporti con la Cina da un punto di vista geopolitico, e un'altra da un punto di vista culturale e filosofico. Come sempre l'associazione svolge lo sguardo ai giovani. Quest'anno addirittura tra i docenti abbiamo tre giovani studenti universitari iscritti al terzo o al quarto anno che terranno dei corsi presso di noi. Sono ragazzi veramente molto bravi. Sul sito dell'associazione www.unisaperi.it chiunque può trovare, visualizzare e scaricare il nostro programma, tenendo conto che le copie cartacee possono venire a ritirarlo presso la nostra sede di via De Cuppi 7 tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno. Voglio anche ricordare a tutti che domenica prossima, 8 ottobre alle 17, faremo la cerimonia di inaugurazione presso il Cinema Gonfaloni di Fano, e attraverso anche uno spettacolo del Teatro Linguaggi con Fabrizio Bartolucci e con Elisa Ridolfi, e quindi oltre a informarvi sulla nostra attività vi allieteremo un po' anche la serata.